Alimentazione e stare in casa sono sicuramente un binomio, sia nel male che nel bene. Nel male perché molto spesso spuntini, il frigorifero è lì, si mangia un pochettino di tutto o per passare il tempo si fanno delle cenette importanti o dei pranzetti molto ricchi. Nel bene invece perché stare in casa ci permette anche di poter cucinare in maniera sana, ma in maniera assolutamente salutare. Ecco quindi un consiglio importante. Ricordatevi che l'alimentazione e stando in casa sono da tenere presente. L'obiettivo è sicuramente non prendere peso, non perdere massa muscolare e perché no, magari migliorare.